Nessuna. Ancora. Com'è che è fuori dal letto? Nessuna? Pietà. Nessuna pietà. Pure il bambino lo stava ti rendi conto. Apriti, apriti Stefano. No, quello è Sesamo. Ah, è Sesamo. Vedi, devo sempre dirti le cose. Ma sei sempre, ma devo entrare prima io, che cazzo. Dai, venite qua, Padre Pio e San Crespino. Tre amici, tre sosia. Tre amici, tre sosia, proprio così. Un destino che ci ha voluto unire con una nuova avventura che parte proprio un anno fa e alla quale abbiamo giustamente dato il titolo che ci è appena stato conferito qua dal nostro amico. Tre amici, tre sosia. Tre sosia, certo. Allora, io, vabbè, io sono Angelo, lui è Raffaele, lui è Sergio, e ci presentiamo, siamo Angelo, Raffaele e Sergio, e dicono che assomigliamo ad Aldo Giovanni e Giacomo, ma vero dicono, è sta cosa? Ma non, non ci somigli per niente tu, veramente. Ma neanche tu. Cosa devo fare con questo? Ma quasi il vicino alla bocca, se no il signore Avenaria non ci sente. Si mette Avenaria, Avenaria, che ti devi fare l'endovena? Dico io. Il microfono che gli serve a lui. Comunque, stavano. Allora, okay. Niente, allora, stavamo dicendo, cioè, voglio dire, non. Lui è Raffaele, lui è Sergio, io sono Angelo. Un anno fa ci siamo conosciuti ufficialmente. Lui tantissimi anni fa ha partecipato a tutti gli spot della Wind come contro quasi tutti, come controfigura di Giacomino e al film Ricco per povero e maggiordomo dove ha fatto la controfigura. Esatto. Poi hai trovato lui con la Wind, sì, giusto? Sulla barcone, sulla barca. Sul barcone. Eravate immigrati, eravate. No. Eppure ce l'hai la faccia da magrebino, un po'. La faccia da magrebino ce l'hai. Dici tu. Va bene. E si sono trovati. Esatto. Negli anni hanno sempre pensato: Maria, troviamo Aldo, non lo troviamo. L'abbiamo trovato. Dov'è? Chi la, dov'è Aldo? Qua. Sarei io, Aldo. È qua. Sarei io. Sarei Aldo. E un anno fa praticamente siamo stati ufficialmente con la nostra prima uscita televisiva, Mai Dire Talk. Su Italia 1 con Mago Forest, dove abbiamo fatto lo scherzo a Giovanni Storti che presentava il libro Niente Panico, si continua a correre. La sapete, l'avete studiato. Si continua a correre. Guarda le mani che c'hai. Ci abbiamo visto? Ah, ecco perché se dal questo è il barcone, visto perché vengono dal barcone, forza di remare. Niente, praticamente questa avventura ci ha praticamente portato a pensare che perché no, formiamo questo trio sosia, ci divertiamo un pochino così a scherzare, a un pochino ricordare Aldo Giovanni e Giacomo, perché poi dobbiamo precisare una cosa, noi siamo i primi fan di Aldo Giovanni e Giacomo e loro rappresentano parte della storia della comicità in italiana, certo. Quindi mai nessuno arriverà a essere come loro, tanto meno noi tre che ovviamente ci assomigliamo tantissimo. E poi vabbè, abbiamo fatto delle cose un pochino in TV così di saltuarie. Io ultimamente ho fatto la pubblicità con Nicola Berti, giocatore dell'Inter, per l'Inter. Ho fatto parecchie pubblicità, ho lavorato anche col Mago Silva. Col Mago Silva, insomma. Ho fatto sono film, ho fatto film. Sì, lui fatti. Ma il film perché se l'hai fatti? Perché che film hai fatto? Ma cosa stai dicendo? Che guardavi le fiori fuori, quella, il gongoliera, bene, ma che film hai fatto? Ah, la gondola. Te la graffa ti fa male però ti fa. Secondo me ha sbagliato. Sono caduto da piccolo. Ha sbagliato qualcuno. Ma che so fare? Ma me? E chi sono Pippo Baudo questa sera? Che mi state facendo intervistare? Sanremo. Anzi, Sanremo. Ah, niente. Noi ci saremo. Bella questa. Ma soprattutto dobbiamo. Noi ci saremo, ma soprattutto. E visto che stiamo parlando di Aldo Giovanni e Giacomo, dobbiamo dire una cosa: odio l'estate. Film di Aldo Giovanni e Giacomo, ricordiamo che è uscito il 30 gennaio, andatelo a vedere, una bellissima commedia, una commedia fatta all'italiana, un equivoco, una casa affittata da tre famiglie diverse che si trovano a fare la vacanza tutti e tre insieme, insomma storia. Quindi, un pochino e poi il resto lo dovete scoprire. Dove è stato fatto il film?
tra Bari e Lecce. Quindi nel Salento. E poi loro Salento sono tornati a Milano. Salento, ovviamente. Siamo tornati a Milano. Certo. Questo l'ho capito solo io. Loro. Chi non l'ha capita si mette da quella parte. Dall'altra parte. Quindi andate a vedere il film di Aldo Giovanni e Giacomo. Aldo Giovanni e Giacomo. E quindi siamo qui adesso a Venaria Reale. Oggi una bellissima giornata passata alla reggia di Venaria. Abbiamo visitato i giardini, abbiamo visto insomma tutto quello che è questa bellissima reggia. Sì, bellissima, tanta cultura, tanta tutte storia. Le faccine fuori, tutte le con, la bocca, con le bocche diverse. Aspetta, fammi quella allegra, quella allegra, quella triste, quella che piange, quella scema, quella ti viene naturale. Vabbè, a parte quello, noi siamo qui per un motivo specifico anche a Venaria, perché insieme a tante persone che collaborano con quelli che sono gli eventi della zona di Venaria, andiamo a sposare un bellissimo progetto, il progetto della Gertrude. Sì, Gertrude, sì, tu fai Don Rodrigo e tu fai Don Abbondio. Il progetto della Generio. Tu hai studiato al CEPU con tutti a Cassano. No, la scuola Radio Elettra. Genitorialità. Oh, l'abbiamo, ci siamo riusciti a dirlo. Genitorialità. Oh, ci siamo messi un progetto con un bellissimo spettacolo che stiamo per mettere in scena. Ovviamente ancora non abbiamo una data precisa, ma possiamo dire che penso che prima dell'estate, prima che arrivi l'estate, ci sarà questo spettacolo. Ci saranno tante sorprese, non saremo soltanto noi tre, perché ci saranno altre persone più o meno importanti, o quantomeno ci saranno anche tantissime nuove speranze del mondo dello spettacolo, quindi delle new entry nel mondo dello spettacolo. Andremo ad abbracciare tante arti da palcoscenico, quindi dalla danza al canto e quant'altro, tutto insieme in uno spettacolo, insieme a noi, insieme anche a qualche nome conosciuto ma che adesso non possiamo dire perché deve essere una sorpresa. Ci sarà questo bellissimo spettacolo a Venaria Reale, giusto? Benissimo. Adesso passiamo alla parola. Adesso alla, passiamo la parola, parola alla aspetta, alla responsabile. Salve, sono la responsabile. Cioè, allora venite tutti quanti a Venaria Reale, mi raccomando, che c'è lo spettacolo di Angelo, Sergio e Raffaele con tantissime sorprese. Ci saranno anche i bambini di Gomorra che verranno a partecipare insieme a noi. E da questa parte poi non si vede, ma voi non lo sapete, ecco qui, ecco, vieni, fatti vedere, ci abbiamo Harry Potter che verrà a fare lo spettacolo. E lui chi è? L'amico di Harry Potter. Ah, l'amico di Harry Potter. E lei chi è? Di Harry Potter. E insomma, qui abbiamo la nostra Barbara, che è una delle nostre persone più importanti. Vieni qua Barbara, è una delle persone più importanti di questa nostra avventura, perché diciamo è il nostro guru. Il nostro guru. Sì, perché loro sono qua nella nostra Venaria Reale, perché c'è la faccia da guru proprio. Molto da guru, perché vogliamo portare qui uno spettacolo per parlare appunto sulla genitorialità. Applauso a genitorialità. Brava. Al primo colpo l'ha detto Genero, quello là. Quindi vogliamo riuscire a toccare con tutte le figure che ruotano intorno a noi, intorno a noi, tutto intorno a noi, intorno ai bambini, ai ragazzi, ai ragazzi. Vogliamo toccare il punto appunto genitori, le figure che ruotano ancora, chi sono? Salastano di Gomorra. Gli insegnanti, gli educatori. Qui è Gennaro. Qua Gennaro, Gennaro. Lui? Tu Peppiniello. Allora sicuramente riuscirà, perché con loro come si può non toccare un punto così importante. Poi qui abbiamo un'altra figura, un insegnante, una teacher d'inglese, Viviana. Ciao a tutti, io supporto e sono pronta a sponsorizzare alla grande. E allora a breve vi daremo tantissime notizie in merito a questo spettacolo, sicuramente sarà un'occasione unica e da non perdere. Cosa possiamo ancora dire al nostro pubblico?
la pace del mondo, che è un tasto, la genitori, non era la pace del mondo. Non era la pace del mondo. Allora, per concludere il nostro spettacolo, mi raccomando, come concludiamo? Venite allo spettacolo perché vi divertirete tantissimo, soprattutto è un modo per lanciare un messaggio a tutti quanti. Ditelo a casa, ditelo agli amici, ditelo a tutti, insomma, che con noi si ci diverte, perché comunque questa organizzazione è portata al divertimento. Ditelo a tutti che ci divertiamo, ditelo a amici, conoscenti, parenti, ditelo a tutti quanti. Se invece non lo volete dire, allora fatevi gli affari vostri, che forse è meglio. Ciao. Ciao. Maria, non ci posso credere, se siamo a mangiare al bergamotto col prosciutto cotto. Dai, va bene, allora venite al bergamotto, perché il bergamotto si mangia molto bene.